Niente reti, portieri mai realmente impensieriti e pochissime emozioni. 0-0 senza squilli al comunale tra Vigor Trani ed Otranto nel testa a testa dell'undicesimo turno di eccellenza. Un punto aggiunto dunque ai rispettivi totalizzatori stagionali che consente quantomeno alle due squadre di tornare a muovere la classifica dopo le sconfitte della precedente giornata di campionato a Casarano per i biancazzurri e a Barletta per i salentini. Risultato sostanzialmente giusto. L'Otranto lancia il primo segnale alla partita approfittando di una partenza soft del Trani. Villani calcia da buona posizione, ma la traiettoria si perde sul fondo. La replica della Vigor arriva dopo il quarto d'ora. Musa suggerisce il rasoterra di Negro. È impreciso. Lo stesso Negro a metà frazione cerca e trova in aria Terrone, ma la conclusione di quest'ultimo è facile, preda di Carroppo. Crescono i padroni di casa. Negro carica il mancino dalla distanza, ma la soluzione risulta abbondantemente fuori misura. Stesso risultato sulla punizione battuta dal 10 del Trani alla mezz'ora. Poco dopo arriva la migliore occasione per i biancazzurri. Modesto lavora dal fondo un'ottima palla per Musa, che però riesce nella circostanza a guadagnare solo un calcio d'angolo. L'Otranto è squadra ben organizzata in difesa, si affida alle ripartenze per colpire in attacco. Finale di tempo, azione orchestrata della Vigor che si conclude con il tentativo impreciso di Guerra con il destro. L'ultima fiammata della prima frazione la regala Negro, che con una gran giocata lascia sul posto Vergali. Serve al centro Musa, reo però di commettere fallo sul difensore avversario. 0-0 all'intervallo. La ripresa si apre con un mancino di Rosafio che si perde sul fondo. È imprecisa poco dopo anche la conclusione di Delle Donne, idem dalla parte opposta, la stoccata con il piede sinistro di Modesto, poi il buio, secondo tempo davvero bruttino. Spazio infine alle conclusive fiammate. Musa in aria prova a colpire di testa, ma la mira è imprecisa. Più pericolosa la ripartenza dalla parte opposta dell'Otranto, una deviazione però facilita la pressa di Petranca. In pieno recupero poi Prete sulla corsia mancina lavora un ottimo traversone verso il centro. Terrone trova l'impatto con la sfera, ma non nel migliore dei modi. Finisce così 0-0 al comunale, una partita tattica e con rare emozioni. Il Trani fallisce l'occasione di agganciare la zona playoff. L'Otranto invece aggiunge un piccolo ma significativo tassello al puzzle che può valere la salvezza diretta.